Mi presento, io mi chiamo Ernesto Sacco, sono RUP dell'iniziativa BioBIM per ANAA e seguo dal 2015, cioè da quando è partita l'iniziativa per ANAS, l'avvio delle metodologie in azienda. Possiamo passare all'altra diapositiva? Non cambia, il mio video non cambia. Adesso, voi lo vedete cambiato? Domanda? Ok. No, un attimo, allora io faccio scorrere la diapositiva qui in locale. Le diapositive, rimaniamo sulla diapositiva 2, io faccio scorrere la in locale solo un secondo, il tempo di aprirla. Un attimo solo. Perfetto, un secondo soltanto. Allora, un attimo, ci siamo. Perfetto. Allora, la seconda diapositiva, diciamo, illustra concetto fondamentale, alcuni concetti base sul BIM, nel senso, il BIM è soprattutto un ambiente di lavoro condiviso, quindi, che noi traduciamo con ACIDAT, CDE, eccetera, però quello che è essenziale è che tutti gli attori che sono coinvolti nel processo di realizzazione di un'opera pubblica dovrebbero riuscire a lavorare in maniera collaborativa insieme attraverso uno strumento informatico, ma comunque di collaborazione che è posto al centro di tutta la metodologia. Passiamo anche alla diapositiva successiva. Questa è molto importante, quindi la diapositiva numero 3. Questa è sostanzialmente molto importante. Questo diagramma racconta quella che è l'effettiva promessa del BIM, cioè il BIM, se noi vediamo, diciamo, il diagramma che parte sulla sinistra dal preliminary design, quindi dal progetto preliminare fino alla manutenzione dell'opera. Sì, la slide che vedo io è ancora la 2, bisogna passare alla 3. Fino alla manutenzione dell'opera. Sostanzialmente in questo diagramma abbiamo la linea blu, che è la linea contraddistinta dal numero 1, che indica essenzialmente l'effort, lo sforzo che bisogna imprimere in un'azione affinché ottenga dei risultati. Questa linea blu, ovviamente, man mano che diciamo l'efficacia del mio sforzo, man mano che io ho l'opera realizzata, diciamo l'efficacia diventa sempre minore. Mentre la linea rossa è il costo, quindi quando io voglio imprimere una modifica a diciamo, un progetto, ovviamente avrò un costo molto più basso nella fase di preliminary design e molto più alto quando l'opera è già costruita. Cioè, voglio dire, banalmente, ottimizzare la scansione e le campate di un viadotto costa meno quando le campate le ho disegnate o immaginate che non quando ho cominciato a costruire le opere fondali. Intorno a questa promessa, che poi è quella principale, cioè il fatto di dire alla fine dell'intero processo, usando la metodologia BIM, conseguirai un risparmio. Le opere costeranno meno. Ora, la promessa del BIM in particolare è di spostare il costo attuale delle opere, che è descritto dalla curva nera, lì dove sta la curva verde, cioè ottimizzare, avere uno sforzo maggiore nella fase di design, quindi di progetto, per poi conseguire dei risparmi significativi nella fase di costruzione, manutenzione e fine vita dell'opera. Ora, tutto questo, da un lato, diciamo, è la scommessa che ha spinto tutte le stazioni appaltanti e in Italia anche il legislatore ad avviarsi all'uso della metodologia. Ovviamente, come notate, già dal grafico si vede che è vero che sul processo complessivo c'è un risparmio, o potrebbe conseguirsi un risparmio, anche se ancora questo risparmio nessuno l'ha misurato davvero, però sicuramente c'è un momento in cui questo risparmio non c'è, in cui almeno nella fase iniziale della progettazione c'è una necessità di sforzi maggiori. E quindi da qui discende il fatto che tutto sommato non è vero che chi partecipa a una sola fettina di quest'opera ne consegue un vantaggio se l'opera è una sola. Cioè il progettista che progetta una sola opera in BIM sarà chiamato a fare un grosso sforzo.
una stazione appaltante che gestisce un'intera opera, anche se ne fa una sola secondo la metodologia, se è vero quello che una metodologia promette, alla fine ne può conseguire un risparmio. Su questa base è partito il quadro normativo. Andiamo pure alla slide successiva, che è la numero 4. Allora, nel quadro normativo attuale, quindi passiamo alla slide dopo, nel quadro normativo attuale noi abbiamo sostanzialmente, no, siamo ancora a quella di prima, chiedo scusa, andiamo alla diapositiva 4. Ok, la diapositiva 4, diciamo, il nostro legislatore ha previsto di dotarci di un codice e poi di o linee guida o decreti che dovevano andare poi a dettagliare i contenuti del codice. Per quanto riguarda il BIM, il codice ha sancito una progressiva introduzione all'obbligatorietà dei metodi, quindi della metodologia, quindi progressiva ma obbligatoria. Tutto questo è stato poi attuato con il decreto 560 del 2017, che è in vigore al 28 gennaio di quest'anno. Questo decreto sostanzialmente va a definire gli adempimenti necessari, i tempi e le soglie per l'introduzione del BIM e va anche a definire quella che è la prevalenza contrattuale. Passiamo pure alla slide successiva. Andiamo avanti. Sostanzialmente il quadro normativo prevede che attualmente le stazioni appaltanti possono richiedere il BIM prioritariamente per i lavori complessi. Ora, sulla definizione di lavori complessi c'è una certa confusione anche nel codice stesso e sostanzialmente da questa, diciamo, non chiarezza emerge il fatto che la complessità del lavoro può essere poi più o meno definita in funzione dell'ambito di quel lavoro e non solo rapportata come alla definizione di cui all'articolo 3 del codice, cioè per lavori sopra i 15 milioni. Quindi, diciamo, questo primo parametro è un po', diciamo, ai margini un po' sfumati, non è così determinista. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'articolo 23 del codice, parla di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti e non proprietari. Ovviamente, essendo il codice per una stazione appaltante, questo costituisce un obbligo. Però il problema è che le piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti e non proprietari non ci sono. Tutti i common data environment oggi sono proprietari, anche se ANAS se ne facesse uno suo di sana pianta, sarebbe comunque di proprietà di ANAS, e nessuno sviluppa formati aperti. Anche il formato di condivisione sviluppato per il BIM, cioè l'IFC, sicuramente è aperto, ma non è non proprietario, cioè esiste comunque un consorzio che ne detiene la proprietà e i brevetti, per quanto ne lasci il libero uso. Andiamo pure avanti con le diapositive. Allora, sostanzialmente il codice prevedeva alcuni obblighi. Il primo era che il personale, per utilizzare la metodologia, il personale delle stazioni appaltanti fosse adeguatamente formato. E il secondo obbligo era che anche il RUP, diciamo, acquisisse competenze, il RUP degli interventi, acquisisse competenze in base ai metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione, che è la frase con cui nel codice viene individuato l'acronimo BIM. Nel codice non compare l'acronimo BIM. Ecco, in realtà, se andiamo a vedere poi come il decreto ha attuato queste cose, passiamo ancora alla slide successiva. Allora, il decreto dice: guarda, per gli adempimenti necessari che devi mettere in atto tu, stazione appaltante, per riuscire per poter attuare il BIM, sono sostanzialmente tre. In realtà vedremo nel corso della presentazione che ce n'è un ulteriore, però quelli indicati al decreto sono questi tre. Il primo, come vedete, è un piano di formazione, che non è esattamente come avere il personale adeguatamente formato,
è un'attenuazione non piccola. Il secondo è un piano di acquisizione degli strumenti hardware e software, che qui la cosa che emerge è la parola piano. Il terzo, che è la cosa più complicata, perché i due piani alla fine, stazioni appaltanti, grandi o piccole che siano, possono o da sole o con l'aiuto di consulenti realizzarli. Il terzo è l'atto organizzativo, che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. Ora, di base, diciamo, l'atto organizzativo è sostanzialmente il cambiamento di una struttura organizzativa di una stazione appaltante, che la metodologia soprattutto un cambio, rappresenta soprattutto un cambio rispetto l'attuale modalità di esecuzione, per esempio, dei progetti. Quindi significa andare nell'ambito di una struttura organizzativa di, diciamo, società abbastanza, che hanno strutture abbastanza rigide come quella di ANAS, ad andare a individuare nuove figure, nuove competenze, nuovi momenti di controllo. Tutto questo rappresenta sicuramente la sfida più complicata. Andiamo pure alla diapositiva successiva. Allora, sostanzialmente nella diapositiva successiva noi vediamo come ad un certo punto ANAC ha fatto una, diciamo, che ha in consultazione una linea guida la cui consultazione è finita il 9 luglio, però è un ampliamento della linea guida 1 che parla dell'uso dei metodi e strumenti elettronici per la modellazione dei diritti delle infrastrutture, parla anche di questo atto organizzativo di cui vi accennavo prima. Ora, sostanzialmente la cosa che più, diciamo, un po' lascia perplessi leggendo la parte in consultazione della linea guida è che la linea guida inizia con potrebbe essere. Allora, voglio essere chiaro, il codice deve essere poi attuato per il tramite delle linee guida o dei decreti. Se nella linea guida troviamo potrebbe essere, certo non è molto facile per una stazione appaltante poi muoversi all'interno di questo qua. Per chi di voi ha sentito una recente intervista di Cantone, una delle cose che personalmente ho molto apprezzato quando si riferiva al mondo delle costruzioni era quella che nel momento in cui ha detto non serve, non è un settore dove non servono né poche né tante regole, serve però che le regole che ci sono siano chiare. Ecco, forse un po' più di chiarezza sull'atto organizzativo sarebbe meglio, perché la linea guida dice è parte dei regolamenti inerente alle modalità di utilizzo degli strumenti e quindi anche dei flussi di lavoro, delle figure coinvolte, dei ruoli. Quindi quello che si capisce dal decreto e dalla linea guida è che il fatto organizzativo è qualcosa che impatta sulla struttura organizzativa delle stazioni appaltanti. Però non è chiarissimo ancora come si deve poi attuare, qual è lo strumento che le stazioni appaltanti devono poter attuare. Più avanti vedremo come ha fatto ANAS, però diciamo, non c'è un esatto disposto normativo a cui rispondere. Se si vuole, questo è dovuto anche al fatto che ancora oggi non sono state definite le competenze delle varie figure coinvolte in maniera chiara, in maniera esatta, o almeno è difficile richiedere queste competenze. Infatti, se vediamo anche la slide successiva, passiamo pure alla slide successiva, esatto, e facciamola anche scorrere, nel senso c'è una piccola animazione da far scorrere, proprio una piccola visualizzazione da far scorrere, clicchiamo un paio di volte. Allora, sostanzialmente noi abbiamo delle figure nuove che possono essere il BIM Director o Strategy Manager, il BIM Manager, il BIM Coordinator, il BIM Specialist, che in qualche modo dobbiamo correlare alle attuali figure che abbiamo nel classico processo di progettazione e di esecuzione lavoro. Ecco, tutto questo non è così, oggi non è guidato dal processo normativo, ma è guidato, dovrebbe essere guidato appunto da quell'atto organizzativo a cui ci riferivamo prima. Con rischio di avere atti organizzativi che sono disomogenei tra diverse stazioni appaltanti e quindi non consentano poi di individuare esattamente, per esempio, quali competenze deve avere oggi la figura del RUP rispetto a quelle che deve avere il direttore dei lavori o quelle del progettista. Passiamo pure alle slide successive.
Sì, andiamo pure avanti. Adesso c'è quella sorta di collegamento possibile tra le varie figure. Allora, se andiamo alla slide successiva, compare l'ulteriore adempimento, cioè anche se non è previsto, diciamo, non è individuato come un ulteriore adempimento all'interno della, diciamo, da parte del decreto, è sicuramente indispensabile che le stazioni appaltanti si dotino di un capitolato informativo. Capitolato informativo che è sostanzialmente da mettere in gara ed è l'atto che racconta all'esecutore come deve procedere per attuare quanto richiesto, quanto necessario alla stazione appaltante in merito alla metodologia. Quindi è un, diciamo, è un documento, un capitolato appunto, che prevede degli oneri. A questo capitolato l'esecutore in fase di gara ha risposto con un'offerta di gestione informativa che poi diventa il piano di gestione informativa. Una volta, diciamo, tutti gli offerenti presentano l'offerta di gestione informativa, dopodiché l'esecutore, cioè l'aggiudicatario, presenterà il proprio piano di gestione informativa. E se vogliamo, alla stregua dello sforzo che è richiesto per norma l'attuale esecutore, cioè quello di presentare un piano di esecuzione di dettagli dei lavori che esprime appunto con maggior dettaglio i contenuti del cronoprogramma e ne prevede anche uno sviluppo. In questo caso anche il piano di esecuzione, diciamo il piano di gestione informativa, rappresenta una componente del contratto che è ulteriore al momento dell'offerta. Diciamo che anche questo dal punto di vista normativo e dal punto di vista dei problemi, quelli che vengono oggigiorno definiti dal BIM, presenta alcune peculiarità questa modalità di confezionamento dall'offerta di gestione informativa fino alla proposta di gestione informativa, che insomma sono ancora non ben ricomprese nella normazione italiana. Se andiamo avanti con la presentazione, vediamo che anche ANAC evidenzia la necessità del contenuto del capitolato informativo. Quindi qui ANAC dice, va bene, bisogna che l'esecutore ti racconti anche le caratteristiche informatiche, cioè come pensa di mettere in piedi tutta quanta questa cosa e come voglio gestire questo processo. Ora, è importante da questo punto di vista chiarire che ANAC, così come diciamo diversi di quelli che sono sia comuni che la ISO e anche le passe inglesi, in qualche modo anche in maniera più evidente, in qualche modo postulano il fatto che l'ambiente condiviso di collaborazione, quello che noi chiamiamo CDE o ACDAT, sia di proprietà o comunque sia della stazione appaltante. Questo perché è essenziale che poi nell'ambito della medesima stazione appaltante vi siano le medesime regole, le medesimi processi, i medesimi flussi per tutti i progetti e tutti gli interventi. Ora, andiamo pure avanti con le diapositive, perché su quest'ultimo, diciamo, passiamo anche alla slide successiva, su quest'ultimo obbligo sostanzialmente si è già avuta una sentenza, no, torniamo indietro, chiedo scusa, quella sul, io la vedo con un po' di ritardo evidentemente la slide, esatto, perfetto, questa, dal punto di vista l'obbligo del capitolato informativo si è già espresso il giudice amministrativo, che ha rilevato come che il comune che non ha proprie linee guida né specifiche informative, progress information requirement è diciamo la medesima cosa del capitolato informativo, e non prevede il BIM execution plan, che appunto è l'offerta di gestione informativa, pare essere carente dal punto di vista, cioè propone incertezza nella procedura di scelta del contraente. Quindi di fatto il tribunale amministrativo ha già cominciato a evidenziare la necessità che, oltre a quelli che sono i tre obblighi previsti dal decreto, anche la presenza dei capitolati informativi sia necessaria
al fine di procedere a una diciamo a fare un bando di gara e quindi fare una procedura di scelta del contraente nell'utilizzo della metodologia BIM. Passiamo anche avanti. Allora, qui ci sono, così andiamo oltre e vediamo anche la, finiamo la disamina del quadro normativo per poi passare a qualche considerazione. Qui di fatto abbiamo, in questa slide è riprodotto sostanzialmente in maniera schematizzata le tempi e le soglie di introduzione previste dall'articolo 6 del DM. L'articolo 6 del DM dice che dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della metodologia sarà obbligatorio per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni e via via scendendo. Qui ho evidenziato in grassetto il 1 gennaio 2020 perché siccome diventa obbligatorio per le opere di importo pari o superiore a 50 milioni, diciamo per ANAS e sancire l'obbligatorietà quasi totale dei propri interventi a passare alla metodologia BIM. Quindi un obbligo piuttosto severo e piuttosto prossimo, ecco, anche rispetto a normative di altri paesi europei. Come vedete, poi si scende più giù fino al 2025, dove diciamo l'obbligo è praticamente per tutto. Andiamo pure avanti e vediamo quindi una cosa, altri due articoli essenziali del decreto. Allora, io continuo a vedere la medesima slide. Ecco, perfetto, questa qui. Allora, sostanzialmente l'articolo 7 parla di una cosa molto importante, forse quella più preoccupante dal punto di vista del legal BIM per una stazione appaltante. Cioè, a decorrere dall'introduzione obbligatoria che abbiamo visto nella slide precedente, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, quando questo è praticabile tecnologicamente. Se no, i contenuti informativi devono comunque essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dati. Cioè, allora, chiarito che l'ambiente di condivisione dati può essere come un tavolo su cui io metto diversi modelli, modello di idraulica, il modello di geotecnica, e i modelli sono fatti da una parte grafica e da una parte informativa. Allora, questo articolo 7 dice, occhio, che l'oggetto del contratto, nel momento in cui è possibile correlare al modello elettronico tutti i contenuti informativi, è il modello elettronico. Altrimenti sono comunque i contenuti informativi che sono collegati al modello elettronico nell'ambiente di condivisione dati. Facciamo un esempio per essere chiari. Se io ho all'interno del mio CIE un'opera fondale, una fondazione, un cubo di fondazione, e poi ho delle voci di capitolato che lo riguardano, o io sono riuscito a connettere direttamente al modello queste prestazioni di capitolato, o comunque io ho messo nel CDE quell'estratto di capitolato che riguarda la fondazione e l'ho in qualche modo collegato alla fondazione. Questo lo riesco a fare e il decreto dice che una volta che hai fatto questo, l'oggetto del contratto è quello contenuto nel CDE, non le tavole estratte, quello contenuto nel CDE. Capite che questo, valutata la maturità di alcuni attuale software e anche CDE, la capacità di esportare in formato di condivisione come l'IFC, che è un formato che perde parte delle informazioni, non è un formato che riesce a trasportare la totalità delle informazioni, sostanzialmente questo articolo sembra obbligare le stazioni appaltanti a far vivere e a discutere di un oggetto del contratto solo all'interno di un CDE. Abbiamo detto prima che i CDE non sono gratuiti. Se questo, diciamo, in assoluto è vero, immagino che nel momento in cui io mi imbatto in una procedura aperta, ovviamente dovrei consentire a tutti i partecipanti di accedere al CDE, perché solo lì c'è l'oggetto del contratto. Chiaramente questo ha dei limiti enormi,
sia un limite dal punto di vista economico, no? Quante licenze una stazione appaltante, quante licenze una stazione appaltante si deve dotare per fare tutti i partecipanti nel CDE qualora il partecipante non ne sia stato. E poi un altro limite, una volta che io sono entrato nel CDE e io ho consentito un certo tipo di accesso, tutto sommato una parte del patrimonio intellettuale del progetto, che è proprio del progettista e che rimane proprio del progettista, che non è afferente solo quel tipo di intervento, viene messo in condivisione. Quindi, diciamo, la prevalenza contrattuale definita dal modello è oggi una di quelle problematiche che è molto sfidante per le stazioni appaltanti, mettiamola così. Sarebbe stato più semplice individuare come prevalenza contrattuale le tavole, i contenuti informativi estratti dal modello e non il modello stesso. Okay? Il modello elettronico ha ancora oggi delle incertezze rispetto a una sua corretta condivisione da parte di tutti gli attori. Quindi, se l'idea è molto buona, oggi, proprio perché siamo in una fase, diciamo, di, voglio dire, di partenza, ma comunque non di non completa maturità della metodologia, la sua attuazione in qualche modo potrebbe aprire il fianco a delle difficoltà e quindi a dei contenziosi. Come sapete tutti, ANAS è molto sensibile al tema del contenzioso, avendo accumulato per oltre diversi, più di una decina di miliardi. Diciamo che l'altra cosa importante è l'entrata in vigore, cioè tutto quello che ho detto fino ad ora è vero per progettazioni avviate successivamente al 28 gennaio 2018. Quindi tutti i progetti di fattibilità avviati dopo il 28 gennaio 2018 dovranno sicuramente scontarsi con questa metodologia. Ora vorrei fare qualche riflessione quindi in merito a quanto finora ho raccontato. Insomma. Allora, quello che abbiamo capito è che il PIM funziona tanto meglio quanto prima riesco a attuarlo nel processo progetto, esecuzione e manutenzione. E che comunque io ne ricavo un risparmio rispetto al totale costo, o almeno l'idea che io possa ricavarmi un risparmio rispetto al totale costo del processo, che appunto è progetto, esecuzione, manutenzione, fine vita, eccetera. Ora, quindi, di base, detto questo, il BIM chiede una nuova struttura del processo di progettazione e realizzazione, che passa da una struttura più a silos a una struttura condivisa. Quindi, parliamoci chiaro, è uno sforzo sicuramente significativo. Immaginate le società di ingegneria per le quali sono sicuramente innegabili, non proprio trascurabili, alcuni costi di formazione e diciamo necessari ad acquisire nuove competenze, sia a dotarsi dell'infrastruttura necessaria ad implementare la metodologia. Per una stazione appaltante, come credo di aver chiarito, diciamo ci sono ulteriori difficoltà legate al cambiamento delle figure e dei ruoli e a un coinvolgimento del personale che non è sempre così facile. Quindi, da un altro punto di vista, quindi capito che alla fine per lo start, diciamo, di questa, per l'implementazione della metodologia ci sono dei maggiori costi a carico dei progettisti, almeno in una prima fase, e è vero che questo costo non può oggi, dal punto di vista normativo, a questo costo non può corrispondere un maggior compenso. Perché il compenso del progettista è bloccato dal DM del 17 giugno del 2016. Quindi, diciamo, la tariffa ingegneri architetti prevede un certo compenso per un livello di progettazione, indipendentemente che questo sia realizzato con metodologia BIM o meno. Sul punto anche ANAC, quando ha parlato di equo compenso, ha solo detto che a livello di valutazione del criterio del prezzo si sarebbe poi dovuto attuare una, quella che è chiamata una formula lineare, insomma non una progressione, allontanarsi dal prezzo migliore, scendere velocemente il punteggio, ma all'intorno del prezzo migliore avere punteggi simili. Però non ha detto se lo fai in BIM ottieni maggiori compensi. Ecco. Quello che si è capito alla fine è che devono essere le stazioni appaltanti pubbliche che devono riuscire a individuare delle fonti di risparmio nell'intero processo, e quindi solo allora si concretizza una richiesta consueta dell'uso della metodologia che può far conseguire in questo caso risparmi a tutta linea. Quindi di base
è caduto sulle spalle delle stazioni appaltanti pubbliche l'onere, come dire, di avviare estensivamente l'uso della metodologia, poiché se le stazioni appaltanti pubbliche ne misurano un risparmio, allora lo chiederanno, al di là dell'obbligo normativo, come, diciamo, uso della metodologia frequente, e questo potrà conseguire ovviamente, diciamo, dei risparmi per tutta la filiera. Ora, il legislatore, come abbiamo visto, ha di fatto qualche misura dato fiducia a questa promessa del BIM, prevedendone un'obbligatorietà, abbiamo visto anche in termini molto molto serrati. È vero che, come dire, ha concesso questo in assenza di evidenza sui risparmi traguardabili, però è anche vero che chi conosce le stazioni appaltanti italiane sa bene che in assenza di un obbligo normativo difficilmente si sarebbe riuscito a far muovere alcune stazioni appaltanti verso una metodologia in breve termine. Ok, fatto questo, diciamo, questa chiosa, adesso entriamo un po' più nel dettaglio, brevemente, di quello che ha fatto ANAS. Passiamo pure alla slide successiva. Allora, per ANAS sostanzialmente se passiamo alla slide successiva, sostanzialmente torniamo, scusate, ancora indietro la slide del... scusa, perfetto, 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 allora siamo alla 15, ottimo. Sostanzialmente fa vedere l'importo previsto in totale lavori, quanto è la presenza del BIM, cioè, come vedete, la parte blu, che è proprio l'obbligo di norma, copre i due terzi abbondanti della barra. Poi abbiamo una parte che riguarda il suggerito, cioè a quanto conviene ad ANAS mantenere due modalità di progettazione, una tra il BIM, quando ci sarà un obbligo per la quasi totalità, e quindi è facile che questo suggerito poi è ANAS direttamente che diventa complementa obbligatoriamente, quindi andiamo molti vicini al 30%. Se ripetiamo solo alla fattibilità tecnico-economica, cioè le barre di sotto, vedete che sono praticamente la stessa barra. Insomma, sostanzialmente qui a breve per ANAS l'obbligo della metodologia sarà totale. Andiamo pure avanti. Allora, ANAS ha portato avanti la metodologia, quindi passiamo alla slide 7. Abbiamo uno sviluppo attuale del BIM in ANAS, che è partito nel 2015, che doveva prima identificare dei progetti pilota per poi arrivare a creare i capitolati informativi di ANAS, individuare delle procedure, fare la formazione e implementare il BIM alle fasi di realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere. Come vedete, sostanzialmente il piano industriale di ANAS del 2015 propone praticamente, anche se in maniera un po' diversa, gli stessi passaggi del decreto. Vediamo un attimo che cosa ha fatto ANAS. Effettivamente, già nella slide successiva, la 17, ANAS effettivamente ha già fatto un primo appalto nell'aprile 2017, però qui l'appalto prevedeva che la prevalenza dei contenuti informativi fossero legati al progetto tradizionale. Poi ci fosse un modello BIM allegato al progetto ed è stato chiesto all'appaltatore di eseguire poi la SBILT in BIM di questo modello BIM allegato al progetto. Ora, questa cosa qua ovviamente ha comportato, richiedendo comunque tradizionale del configurabile, che è previsto all'articolo 15,4 del DPR 207 ad oggi in vigore, ha previsto che ANAS, per far sviluppare l'appaltatore anche in BIM il medesimo, tra virgolette, cantierabile, abbia dovuto prevedere un compenso. Quindi abbiamo, diciamo, c'è cresciuto il costo dell'opera, di poco, ma il costo dell'opera è cresciuto. Andiamo pure avanti, passiamo alla slide 18.
sostanzialmente ANAS ha redatto proprio per diciamo, i propri servizi di ingegneria e architettura e per i lavori i propri capitolati informativi. ANAS ha bandito con questi capitolati nella seconda metà del 2017 e sta contrattualizzando in questi giorni 240 milioni di euro di servizi di ingegneria che rifanno riferimento ai capitolati informativi sul BIM, e quindi di fatto oggi ANAS è sicuramente la più grande stazione di servizi di ingegneria BIM in Italia. Andiamo pure avanti. Ecco, ANAS ha poi implementato, proprio perché ANAS non è una società di ingegneria, ma è una stazione appaltante, ha implementato e a breve metterà a disposizione sul proprio portale una libreria, in questo momento limitata ai soli viadotti, dei oggetti BIM. Questo serviva a favorire una standardizzazione, in modo che i nostri progettisti, anche quelli esterni, usassero dei nostri modelli, che prevedesse quindi un minimo record set di informazioni, garantiva, diciamo, un'omogeneizzazione qualitativamente in alto dei progetti, tende anche a velocizzare, diciamo, l'attività di progettazione e, tutto sommato, usando una modellistica ricorrente, anche a facilitare le fasi di gestione e manutenzione. Non ultimo, il fatto di voler condividere queste librerie con i progettisti, quindi di cedere ai progettisti queste librerie, diciamo, pressoché senza nessun vincolo, ecco che allora fa diventare ANAS veramente un promotore della metodologia a livello del mercato nazionale di infrastrutture orizzontali. Andiamo pure avanti e vediamo che cosa sta facendo oggi ANAS. Siamo alla slide 20. Allora, perfetto. Allora, nella slide 20 sostanzialmente noi abbiamo una serie di attività in corso attualmente di ANAS. Primo è il setup di un proprio Common Data Environment. Abbiamo scelto un Common Data Environment, noi useremo quello di Bentley, ProjectWise, perché è il più diffuso e anche perché è diciamo, ha delle opzioni dal punto di vista commerciale molto, molto abbordabili, quindi una grande scalabilità. Diciamo, e poi soprattutto perché ha un'interfaccia che prevede una cosa molto importante per ANAS, cioè l'obbligatorietà dell'abbandono delle cartelle di rete per passare al CDE, e questa è una carta molto importante per ANAS che, diciamo, è caratterizzata da strutture che hanno una qualche rigidità al cambiamento, per cui l'avere individuato un CDE che aiuta i nostri progettisti ma che anche li obbliga all'uso del CDE è molto importante. ANAS ha concluso in questi giorni la propria BIM Guide, che verrà diffusa in ambito aziendale questa entro la fine del mese, quindi siamo proprio all'approvazione formale della BIM Guide, che è quindi l'atto organizzativo che definisce i processi, i ruoli, le responsabilità. È stato uno dei lavori più lunghi, e in ANAS è in corso anche l'implementazione delle ulteriori librerie di cui ho parlato prima, che si devono estendere anche alle altre tipologie di opere d'arte. Infine vediamo, passiamo adesso alla slide 21, quelle che sono le criticità. Abbiamo praticamente finito. Slide 21, che rappresenta le criticità di introduzione, la criticità principale è appunto quella del coinvolgimento del personale. E poi ci sono altri step che vediamo, e qua andiamo subito velocemente a quella successiva, che riguarda le questioni aperte. Sostanzialmente, allora, molte le ho già accennate, l'ultima è quella su cui mi vorrei parlare di più, cioè quella del processo. Il nostro codice appalti, diciamo, dare un freno a fenomeni distorsivi, ha creato sempre di più però una netta separazione tra i vari attori del processo. La stazione appaltante è controparte del progettista, il progettista è controparte dell'esecutore. Immaginiamo anche solo al divieto di appalti integrato, quindi proprio sempre una maggiore separazione di competenze e di figure. Ecco, io credo
personalmente, e permettere invece ai vari attori che lavorano in un'opera pubblica di poter collaborare. Pensiamo anche agli enti che devono dare assenso per la realizzazione dell'opera pubblica, diciamo, mettere insieme tutti questi soggetti e dare delle premialità proprio per la collaborazione, per la riuscita dell'opera pubblica, che riuscire nella buona esecuzione delle opere. Il BIM, che consente in ambienti trasparenti, io la sento bene. Ah, sì, sostanzialmente praticamente ho ripreso la parte sul processo collaborativo, evidenziandola come elemento essenziale del BIM. Il ritorno a una maggiore collaborazione tra gli attori del processo è sicuramente la chiave di volta per la riuscita della metodologia. E io con questo credo di aver concluso. Grazie Sacco. Grazie.